Sono a casa di Luigi Casciaro, calabrese, originario di Paterno Calabro, un centro della Valle del Savuto, emigrato a Toronto 45 anni fa. Luigi, sin da quando è giunto in Canada, continua insieme alla famiglia la tradizione della preparazione della soppressata calabrese. Una volta andavano alla farma a ammazzare proprio un maiale diretto, adesso comprano i pezzi allo store, i presunti, spalle, e le facciamo sempre come l'abbiamo fatto sempre in Italia, e ancora continuiamo qua a le fare. Sono 45 anni che io faccio le soppressate. Questa è una tradizione e questa calabrese. È una tradizione calabrese che facevano i genitori nostri, tutti quanti in Calabria, tutti quanti i calabresi, no, per dire, ma sono stati sempre i campioni per fare un salame, le soppressate. Salvatore Turco, il nonno della soppressata calabrese, ci ha spiegato che la soppressata si prepara prendendo le parti migliori della coscia del maiale, tritate e prive di nervi, e insaccandole in budello naturale ben lavato con acqua e limone e messo a mollo. Se tu ti vuoi imparare, si deve comprare la carne numero uno, quella che è buona, e dopo ci deve mettere un po' di sale. Se ti piace la pepe, poi quello che uno le piace, però deve avere, diciamo, la cantina buona, che non deve essere calda o non deve essere troppo fresca. Un locale dove la metti può dire tanto. Una volta riempito il budello, viene forato con uno spillo e legato a mano. Il tutto viene poi lasciato asciugare all'aria. Le soppressate vengono quindi coperte con un lenzuolo di lino al di sopra del quale viene poggiato un tavoliere sul quale vanno posti dei pesi in modo da ottenere quella pressatura che conferisce il nome al salume. Dopo circa una settimana viene interrotta la pressatura e gli insaccati vengono messi ad asciugare in una buona cantina. Poi ci deve avere pure un vino vicino a tappo, e poi quando comincia, se comincia la soppressata, ti fanno mettere il vino. Nella fase conclusiva le soppressate vengono lasciate a stagionare per un periodo.